Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di pagina sindacale, di cronaca sindacale, e partiamo dalle cattive notizie per le maestranze della Brioni di Penne, visto che l'azienda guidata dal gruppo Kering ha deciso il taglio di 320 lavoratori nei tre siti produttivi dell'area Vestina. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Il noto marchio di moda italiano Brioni ha presentato ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo piano industriale per il periodo 2021-2025, che punta su uno sviluppo del brand in accessori e nuove categorie di prodotto, mantenendo, come si legge nella nota, il forte posizionamento nell'eccellenza produttiva 100% italiana e nell'esclusività. Fin qui niente di male, se non fosse però che la stessa azienda, guidata dal gruppo Kering, si è posta all'interno di questo piano l'obiettivo di andare incontro all'evoluzione del settore dell'abbigliamento maschile di fascia alta e quindi prevedere una razionalizzazione dei costi di struttura e una riorganizzazione della matrice produttiva. Tradotto, Brioni avvierà un processo di ridimensionamento dei siti produttivi dell'area Vestina, ovvero Penne, Montebello di Bertone, Civitella, Casanova, che vedrà coinvolti 320 lavoratori su 1000 attualmente in organico. All'incontro di ieri a Roma, dove erano presenti inoltre il Ministero del Lavoro, l'assessore regionale Pietro Quaresima, le sigle sindacali regionali e nazionali, la proprietà, rappresentata dall'amministratore delegato Mehedi Benabagi, il responsabile delle risorse umane Alessandro Paparelli e il responsabile della produzione Vittorio Quattrone, ha chiarito la propria ferma intenzione di non voler procedere in via unilaterale, ma anzi in una logica di confronto costruttivo e di dialogo con le organizzazioni sindacali e con tutte le parti per mettere in campo misure per il reimpiego, così da evitare il più possibile l'avvio di un'emergenza sociale dopo quella sanitaria. Tutto questo trova conferma anche da alcune sigle sindacali, che per adesso preferiscono restare in silenzio in vista anche del tavolo di lavoro previsto in Confindustria a Pescara, a cui parteciperanno ancora una volta Regione Abruzzo e rappresentanti sindacali e le RSU. È chiaro che si tratta di una doccia fredda, soprattutto aree interne, in particolar modo per un'area già fortemente penalizzata dalla crisi economica e poi quella legata all'emergenza sanitaria del Covid-19. Ovviamente noi come amministrazione comunale oggi stesso incontreremo l'amministratore delegato di Brioni insieme al responsabile del personale e soprattutto chiederemo a Abruzzo, all'assessore alle attività produttive Daniele Damario e all'assessore Pietro Quaresimale di attivare tutti gli utili a garantire e a salvaguardare i posti di lavoro nella nostra area Vestina. Continua a tenere banco la questione della vertenza San Marco Industrial di Atessa, che ha annunciato l'esubero di 80 lavoratori a seguito di un comunicato di alcuni dipendenti ancora al lavoro contro altri manifestanti. La FIOM CGIL prende posizione mettendo in guardia rispetto alla guerra tra lavoratori. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Su 163 lavoratori, circa 80 rischiano di perdere il posto. E questa è la situazione della San Marco, l'azienda metalmeccanica di Atessa che produce cassoni per veicoli commerciali. La società ha annunciato gli esuberi, fanno sapere i sindacati, violando gli accordi siglati nel 2017, secondo i quali sarebbero stati mantenuti tutti i 163 posti di lavoro. Da qui la mobilitazione degli operai, che chiedono la rotazione della cassa integrazione. Ciò ha portato alla contrapposizione tra chi è rischio licenziamento e chi è ancora al lavoro, culminata in un comunicato di alcuni dipendenti contro i manifestanti. Fare un comunicato che dice morte tua, vita mia, e che allo stesso tempo difende l'azienda che ha fatto una scelta di decidere che una parte dei lavoratori debbano essere licenziati, è innaturale, è una cosa non logica dal nostro punto di vista, anche perché chi dice morte tua, vita mia, poi deve tenere presente che se un domani l'azienda dovesse utilizzare gli stessi identici criteri per chi oggi sta lavorando dentro, ovviamente apre una situazione di imbarazzo, perché chi ha giustificato l'azienda per altri lavoratori poi sarà difficile non giustificarla, no, per quanto riguarda diciamo, le azioni che potrà compiere in futuro la stessa azienda. Inoltre c'è stato un errore secondo me che va un attimo specificato, cioè qualora l'azienda dovesse procedere attraverso
una procedura di licenziamenti collettivi, così come previsto dalla legge 223, e dovrà stabilire una graduatoria in base a quelli che sono i criteri di legge. E se un lavoratore che oggi è all'esterno dovesse giudicare illegittimo il licenziamento e quindi dire che vuole andare avanti a fare una vertenza, una causa per avere, diciamo, il giusto riconoscimento di tornare al lavoro, quel lavoratore, così come prevede la legge, sarà costretto a fare il nome e il cognome di un altro lavoratore che sta magari lavorando all'interno dello stabilimento. Capite bene che aver aperto questa operazione in questo modo qui, no, apre una guerra tra lavoratori, quindi rompendo quelli che sono gli argini della solidarietà. Polemiche nelle scorse settimane anche per i metodi di delazione all'interno dell'azienda. Infatti sarebbero state diffuse delle registrazioni di alcuni lavoratori. Quando dei lavoratori vengono registrati di nascosto, l'azienda riceve, non sappiamo in che modo, queste registrazioni e poi utilizza queste registrazioni per discriminare i lavoratori che sono stati oggetto di appunto di questa registrazione, è un problema che per noi non va bene, cioè sembra quasi di stare veramente sotto un regime totalitario come in Romania quando c'era Ceausescu, cioè non ti puoi fidare neanche dei tuoi familiari. È partita oggi da Vasto la sperimentazione di droni capaci di rilevare metano e altri inquinanti aeriformi che fuoriescono dalle discariche, soprattutto da quelle abusive. Nei prossimi 12 mesi il sistema sarà testato in 4 discariche fra Abruzzo e Puglia. Sentiamo il servizio. L'obiettivo è individuare esalazioni di metano e dei cosiddetti COV, composti organici volatili, tra i principali responsabili dell'effetto serra attraverso l'utilizzo del drone. La sperimentazione messa in campo da Art Abruzzo, Università di Bari, struttura del commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive di Ispra, è partita da Vasto e dalla discarica di Vallone Maltempo, uno dei 4 siti individuati dai tecnici tra Abruzzo e Puglia per svolgere questo tipo di ricerca. L'altro in Abruzzo è la discarica di Casoni di Chieti, mentre in Puglia ci sono Lesina e Ascoli Satriano. Nel corso dei prossimi 12 mesi saranno confrontati i risultati ottenuti attraverso lo screening aereo e quelli determinati con i metodi indicati dall'attuale normativa. Se, come sperano i tecnici, i risultati delle due metodiche dovessero essere omogenei, si potrebbe determinare una netta velocizzazione dell'analisi dei siti inquinati e un campionamento mirato rispetto ai punti con maggiore inquinamento. In Abruzzo, rispetto alle 13 discariche abusive gestite dal 2017 dalla struttura commissariale guidata dal generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà, è rimasta da bonificare solo quella di Vallone Maltempo. Ma in tutta Italia, rispetto agli 81 siti affidati al commissario e oggetto di infrazione europea, ne sono stati sanati 51 e ne restano attualmente attivi 30. Un lavoro del quale ne stanno beneficiando l'ambiente e i cittadini dei territori interessati, ma non solo, anche le casse dell'erario. Infatti dal 2014 ad oggi, per i 200 siti inquinati oggetto di infrazione europea, l'Italia ha dovuto pagare a Bruxelles oltre 282 milioni di euro. La multa annuale però si è ridotta dagli oltre 40 milioni di euro del 2014 ai poco più di 7 attuali. Voltiamo pagina, proseguono le attività di screening tra gli studenti e il personale scolastico negli istituti di Pescara, come voluto da ASL e Comune. Oggi è stata la volta dell'alberghiero De Cecco, dove siamo andati con Paolo Renzetti. Nuovo ciclo di tamponi questa mattina agli studenti e al personale scolastico dell'alberghiero De Cecco di Pescara. Professoressa, continuano gli screening, continuano i controlli, sono riprese le lezioni, si va avanti. È una iniziativa molto importante che è stata promossa dal Comune dell'ASL di Pescara, che va nella direzione e direi anche nella logica della prevenzione, e quindi rappresenta uno strumento ulteriore di rafforzamento delle nostre misure di prevenzione e di sicurezza proprio in questo momento in cui riprendiamo le attività in presenza al 50%. E stiamo riproponendo, rinnovando e anche rafforzando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza che avevamo già adottato all'inizio dell'anno. In particolare stiamo rafforzando le misure di sicurezza all'interno dei nostri laboratori di enogastronomia e di accoglienza turistica, dove è molto importante garantire il massimo distanziamento proprio perché le posizioni non sono statiche ma dinamiche.
abbiamo inoltre dato l'opportunità alle nostre classi di poter svolgere lezioni all'aperto e quindi con la massima tutela della salute individuale e collettiva possibile attraverso la predisposizione di gazebo nei cortili della nostra scuola, e abbiamo predisposto delle misure più rigorose di distanziamento nella mensa del nostro convitto. E quindi è molto importante riprendere la scuola in presenza, ma riprenderla con tranquillità, riprenderla quindi con il massimo della fiducia nelle misure che sono predisposte. Gli esami di maturità si svolgeranno comunque in presenza anche quest'anno, ma si svolgeranno con delle modalità particolari, quindi non ci saranno le prove scritte, ma ci saranno esclusivamente le prove orali. Io non sappiamo ancora, come istituto alberghiero, la data per lo svolgimento degli esami di qualifica delle classi terze, che di regola si svolgono all'inizio di giugno. Quindi aspettiamo informazioni su questo punto dalla Regione Abruzzo. E adesso una notizia falsa che si sta diffondendo sui telefoni cellulari di tantissimi cittadini teramani nelle ultime ore, che viene stigmatizzata anche da un comunicato della ASL di Teramo. Il messaggio è questo: domenica al palazzetto di Scapriano ci sarà il vaccino day, chiunque sopra i 60 senza categoria né prenotazione si potrà vaccinare con AstraZeneca, se avete qualcuno a cui dirlo è una grande occasione. Questo è il messaggio, ripetiamo, falso, che rimbalza in maniera virale sugli smartphone di tantissime persone. ASL e Comune smentiscono, leggiamo la nota della ASL, che domenica ci sarà il vaccino day, peraltro senza prenotazione, aperto agli ultra settantenni e sessantenni. Il direttore generale della ASL Maurizio Di Giosia e il sindaco Gianguido D'Alberto stigmatizzano l'iniziativa, leggiamo, di qualcuno che ha voluto far leva su timori riguardo la pandemia e legittime aspettative del vaccino per fare uno scherzo di cattivo gusto. Peraltro domenica al Palazzo Scapriano non si svolgerà alcuna vaccinazione. I canali di comunicazione sia della ASL che del Comune, leggiamo ancora dalla nota, sono quelli consueti e non con messaggi su telefonini senza alcun riferimento certo. Proseguiamo ora voltando pagina. Pronto per le imprese di Chieti e Pescara, Abruzzo Blockchain, che è un sito, una piattaforma di ultima generazione per cercare di creare un tracciamento digitale di autenticità partendo dalla storia del prodotto. Confindustria e Camera di Commercio Chieti Pescara scendono in campo per mettere a disposizione del tessuto produttivo strumenti innovativi per il futuro. ABC Abruzzo Blockchain, tutela, promuovi, espandi, costituisce un percorso di evoluzione digitale che vuole potenziare la crescita economica del tessuto produttivo abruzzese, in gran parte costituito da micro e piccole imprese, dove una quota crescente di export è detenuta soprattutto dai settori design e food wine. Sono due settori che riguardano in maniera abbastanza importante il nostro export, e quindi possiamo sicuramente avere soddisfazioni maggiori nei mercati internazionali. Resta però prioritario, come ha spiegato il presidente dell'ente camerale Gennaro Strever, lo sviluppo infrastrutturale nella nostra regione, che è attualmente in forte ritardo. Se noi perdiamo questo treno di perdere le infrastrutture che sembravano cose acquisite che si facevano, tipo l'alta velocità Roma-Pescara, è un danno irreversibile. Io come Camera di Commercio ho fatto un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in Senato, in Regione, affinché si diano da fare, fanno squadra, perché qui bisogna parlare di Abruzzo, non di partiti singoli, perché non avrebbe senso. E se noi non riusciamo in questa fase rischiamo di rimanere una regione isolata dal resto d'Italia. Ora ci spostiamo a Giulianova, dove è stato presentato il progetto di riqualificazione dell'Istituto Castorani, 200.000 euro per realizzare una ludoteca e un centro sportivo. L'opera però prevede lo sgombero del campetto occupato in Viale dello Splendore. Noi da qui non ce ne andremo, dicono coloro che lo autogestiscono. Sentiamo.
200.000 euro per la riqualificazione dell'Istituto Castorani di Giulianova. Lo ha annunciato la neopresidente dell'ASP 2 di Teramo, cui il Castorani fa capo, Giulia Palestini. La Palestini, nominata dall'assessore regionale quaresimale alla guida dell'azienda pubblica dei servizi alla persona, ha dichiarato che il progetto è per i circa 20 bambini del Castorani e che la somma deriva dal bando per gli investimenti su attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale. Dei 200.000 euro, 11.000 saranno spesi per realizzare una ludoteca nello stabile, circa 40.000 per il recupero di alcune mappe conservate nell'istituto e ben 150.000 per la riqualificazione del campetto da calcio adiacente. Campetto che rappresenta un lascito al Castorani, purché avesse scopi sociali. Per oltre 20 anni però, fatta eccezione per la breve parentesi in cui fu parcheggio della Polizia Municipale, il campetto è rimasto abbandonato, fino a quando, 5 anni fa, è stato occupato senza autorizzazioni da alcune persone che lo hanno rianimato con tante iniziative culturali e sociali, autogestendolo. Ad oggi le attività del campetto sono limitate causa pandemia, ma lì rimane un orto condiviso e c'è anche chi abita. Il progetto di riqualificazione significa quindi sgombero. Ci hanno detto o ve ne andate o ve ne andate, fanno sapere dal campetto occupato. È la parte più brutta di questa vicenda che l'amministrazione Costantini e l'ASP2 metta davanti ai bambini per fare una mossa prettamente politica, che è quella del nostro sgombero. Quando in realtà sappiamo tutti quali sono gli interessi sia della Giunta Costantini sia dell'attuale direttrice dell'ASP2, e sappiamo tutti sia in città che altrove quali sono i nostri rapporti che abbiamo avuto, anche se non ci abbiamo mai speculato come fanno loro, con tutto il circondario del campetto occupato e con i bambini anche, per cui il campetto è stato sempre aperto, compresi quelli del Castorani. Detto ciò, ci sono dichiarazioni già che parlano di uso della forza, di sgomberi e via discorrendo. Oltre ad invitare tutti e tutte all'assemblea che vi sarà domani al campetto occupato alle 18, ci teniamo a dire che se loro pensano di usare la forza, di cacciare e di cancellare un'esperienza sociale, politica, culturale e libera come quella del campetto occupato, si sbagliano di grosso e troveranno una forte resistenza. Il campetto non si sgombera, e questo sia chiaro a tutti. L'appalto per i lavori al Castorani dovrebbe essere affidato entro giugno. La Palestini, il cui nome circolava da settimane come possibile candidato sindaco leghista alle prossime amministrative di Roseto, ha subito ricevuto i ringraziamenti del sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. Siamo certi che tali interventi di carattere strutturale, ha dichiarato il primo cittadino, sapranno regalare nuove possibilità di aggregazione e socialità per i nostri bambini. Solo alcuni mesi fa, però, lo stesso sindaco aveva annunciato che l'intendeva realizzare un parcheggio. Infatti non è mai stato tenuto segreto che obiettivo dell'amministrazione è, fin dalla campagna elettorale, lo sgombero del campetto occupato e dei soliti anarchici contro cui puntare il dito ad ogni contestazione cittadina. A Teramo, l'antica via Stazio da oggi torna alla normalità. Il comune infatti ha deciso di rimuovere una struttura in legno e ferro realizzata nel 2017 che di fatto ha reso prigioniere 4 famiglie residenti, oltre a creare degrado e disagio nell'intero quartiere. La copertura si era resa necessaria per permettere la messa in sicurezza del Palazzo Braga. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Dopo anni di proteste da parte dei residenti della centralissima via Stazio a Teramo, l'amministrazione comunale ha deciso la rimozione della copertura in legno e ferro particolarmente impattante che ha tenuto prigioniere 4 famiglie dal 2017. La struttura si era resa necessaria per permettere la messa in sicurezza dell'antico Palazzo Braga e della Chiesa di San Giovanni, ma le sue dimensioni hanno creato in questi anni degrado, sporcizia e difficoltà alla circolazione stradale, a causa anche della parziale pedonalizzazione della via. Oggi però si torna alla normalità. E oggi finalmente restituiamo a questa via una sua dignità, rimuovendo ovviamente la messa in sicurezza sbagliata che fu approvata anni fa,
e grazie al lavoro anche della Protezione Civile regionale, con la sua disponibilità riusciamo a restituire decoro e dignità, ovviamente facendo un passaggio che non è quello definitivo, perché ovviamente questa via, questa strada, via Stazio, sarà interessata ovviamente anche ad un intervento di manutenzione con il lavoro dell'assessore di Bonaventura, in un contesto nel quale appunto stiamo lavorando alacremente per il recupero attraverso il percorso di ricostruzione del Braga, e soprattutto stiamo imprimendo un'accelerazione forte, importante, alla riqualificazione complessiva, non la cosiddetta pezza, del mercato coperto e di Piazza Verdi. Via Stazio è una via dell'antico quartiere teramano di Santa Maria Bitetto, dove insistono palazzi, monumenti e chiese importanti come il Teatro Romano, il Conservatorio Braga col suo chiostro medievale e San Giovanni. La sua futura riqualificazione rappresenta il cuore del progetto di Teramo Città Capoluogo. Che tempi prevede? I tempi, con l'edilizia e con i lavori pubblici, dopo un anno da assessore ai lavori pubblici ho imparato a non darli, perché sono, diciamo, non dipendono direttamente dalla volontà dell'amministrazione comunale, che domani mattina avrebbe voluto aprire già il cantiere, ma dipendono da tanti fattori, però i tempi sono scanditi e credo che nel giro di pochissimi mesi riusciremo sicuramente a dare un nuovo volto a questo quartiere, che già così, con il recupero del rudere di Via Muzzi, adesso l'eliminazione del sottopasso pedonale che rappresentava un'ostruzione non solo alla viabilità ma anche, diciamo, un decoro inadeguato per la nostra città, stiamo piano piano recuperando il tempo perso. Restiamo a Teramo. La pandemia ha bloccato il corteo, ma non la cerimonia religiosa della festa della pace, che domenica mattina si è svolta nel Duomo. La festa è stata riscoperta dall'Associazione Culturale Teramo Nostra e riproposta a partire dal 1993. Affonda le radici nell'antichità, cioè nel lontano marzo del 1559, quando nobildonne teramane vollero la pace dopo un lungo periodo di guerre intestine in città. Sentiamo. In questa particolare domenica in Annis ci ritroviamo qui riuniti per celebrare la festa della pace, che fu istituita nel 1559 a seguito di un lungo e tormentato periodo di gravi conflitti che afflissero il governo municipale della città di Teramo nella metà del XVI secolo. Furono le nobildonne teramane, sostenute dal vescovo Piccolomini ed implorando l'intercessione della Madonna delle Grazie e di San Berardo, che decisero di intraprendere un'azione di pace per porre fine alla violenza e alle lotte intestine. Quest'anno, in epoca di pandemia, di Covid, con un po' più di libertà, quel poco che siamo riusciti a strappare, abbiamo voluto riproporre la festa della pace solo con le paciere. È un segnale importante di resilienza per la nostra città. Era una festa che faceva onore al governo di più di 300 anni delle donne. Noi abbiamo voluto mantenere come Teramo Nostra questa tradizione, facendo rinascere i quattro quartieri e i quartieri che erano il simbolo di Teramo. Una giornata importante che appartiene alla nostra storia, alla nostra tradizione, era importante quest'anno poterla organizzare, anche così, in forma ovviamente ridotta. Purtroppo l'anno scorso, in pieno lockdown, insomma, la situazione era più complicata, e quest'anno abbiamo voluto fortemente, grazie al lavoro assolutamente meritorio di Teramo Nostra, che ringrazio, la presenza fondamentale dell'associazione per la vita della nostra comunità, e quest'anno assume un significato anche diverso, perché il messaggio di questa festa, di questo momento, è un messaggio che è assolutamente di attualità. È il momento nel quale noi dobbiamo assolutamente rimuovere i contrasti, le barriere, gli scontri, le divisioni, per sentirci tutti comunità e affrontare questo momento. Era importante anche e soprattutto per questo quest'anno poter celebrare la festa, e poi ci ricorda anche il ruolo straordinario, insomma, che hanno le donne, le pacere, in una comunità che voglia sentirsi grande, voglia avere una prospettiva e sappia vivere insieme.
Adesso lo sport con il calcio di B in primo piano, ancora attesa per l'esito dei tamponi molecolari effettuati questa mattina dal gruppo squadra del Pescara. Al momento sono ufficialmente 6 i casi accertati, 5 calciatori ed un componente dello staff, anche se ufficiosamente il bilancio è aumentato di una unità per una positività ulteriore accertata ieri ma non ancora confermata dal club. Il calciatore in questione è un altro titolare della gara di Brescia di sabato scorso. La squadra si è allenata in mattinata e lo farà anche nel pomeriggio, ma i responsi del giro di tamponi sono fondamentali sia per il tipo di lavoro che potrà svolgere la squadra in allenamento, sia per la possibilità o meno che si giochi la prossima partita contro l'Entella e quelle successive con Cosenza e Reggiana. L'ASL potrebbe intervenire e vietare partite e allenamenti in forma collettiva. In caso contrario, il club potrebbe richiedere il rinvio di una partita se il numero di casi positivi riscontrati entro le 48 ore dal match sia superiore ad 8. Andiamo avanti ora con la C. Il Teramo è tornato a lavorare dopo la sconfitta dolorosa di Cava dei Tirreni di domenica, momento delicato per i biancorossi che attendono la visita del Bisceglie. Con una vittoria, secondo il centrocampista Domenico Mungo, il Diavolo sarebbe praticamente certo di disputare i playoff. Lo ascoltiamo. Non stiamo finendo bene, però se facciamo, dico quasi una vittoria, con una vittoria dovremmo essere nei playoff e diciamo che è il nostro obiettivo e quindi dobbiamo fare la partita della vita domenica per portare a casa i 3 punti e dire che siamo quasi nei playoff. Non è mai facile giocare dopo parecchie partite e essere sempre pronto e infatti sono deluso anche per quello. Ovvio che mi aspetto di più e mi ero ripreso bene dopo la finestra di mercato di gennaio e purtroppo c'è stato l'infortunio e dopo l'infortunio e qualche acciacco non sto facendo come dovrei fare e sono deluso per questo perché vorrei dare tanto di più. Siamo partiti diciamo anche oltre le nostre aspettative, sì, questo sì, siamo partiti molto bene e forse nelle ultime partite stiamo facendo di meno e meno punti di quelli che potevamo fare e quindi magari sembra anche, però fino a 6 o 7 partite fa mi sa che avevamo quasi gli stessi punti dell'andata e sono le ultime partite che ci hanno abbassato tra virgolette un po' la media e quindi diciamo che è l'ultimo periodo che non sta andando come dovrebbe andare. Dico che con 3 punti siamo nei playoff, lui dice che magari siamo ottimisti per questo, perché se facciamo una vittoria siamo quasi nei playoff, diciamo che siamo nei playoff e magari pensa questo. E io penso che domenica dobbiamo fare la partita che tra virgolette ha fatto la Cavese contro di noi, la partita della vita, per cercare di essere quasi automaticamente nei playoff, perché con i 3 punti siamo nei playoff e quindi dobbiamo, è il nostro obiettivo è entrare il prima possibile nei playoff e dobbiamo farlo, dobbiamo finire bene per arrivare nel miglior modo possibile ai playoff, ovviamente non è che andiamo a fare i playoff tanto per, se no è inutile andarci, dobbiamo finire e fare bene le ultime 3 partite per arrivare nel miglior modo possibile nei playoff. Dalla mia sicuramente, perché stavo giocando nel mio ruolo, stavo giocando posso dire bene e dopo l'infortunio e continuo ad avere problemi, sì, ha influito tanto perché continuo ad avere problemi perché il collaterale anche se ti passa ti fa sempre male in qualsiasi movimento, quindi posso dire di sì, però non è una scusante, nel senso nessun giocatore in nessuna partita arriverà la domenica e sta sempre al 100%, però sì, posso dire di sì. Adesso la Serie D, tra poco si disputerà il 26esimo turno di campionato, torna in campo dopo diverse settimane la Vastese che ospita il Matese, Ostica trasferta a Genzano per un Pineto in ripresa, mentre il Giulianova resta fermo per il rinvio della gara contro l'Agnonese. Fari puntati invece sul derby del Savini fra Notaresco e Castelnuovo, di questo parla il centrocampista del Notaresco Cosmo Palumbo che ascoltiamo. Cosmo Palumbo, c'è poco tempo per festeggiare la vittoria ottenuta a Castelfidardo, mercoledì si torna in campo per questo derby con il Castelnuovo.
Sì, dobbiamo recuperare le forze perché questa partita ci ha fatto spendere tante, tante energie, è stata difficile, quindi dobbiamo subito metterci al lavoro per la prossima finale di mercoledì. Una partita molto sentita, ma mai come questa volta sarà importante soprattutto per la classifica. Sì, noi sappiamo che dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero finali, perché ne mancano 11 e ci siamo posti un obiettivo di provare a vincerle tutte, quindi proveremo a portare a casa i 3 punti. Castelnuovo non sta attraversando un momento molto positivo, almeno a livello di risultati, ma è una squadra temibile che in questa stagione ha fatto molto bene comunque. Ma sì, la classifica parla chiaro, comunque hanno fatto tantissimi punti e sono una squadra pericolosa. Io credo che arrivato a questa parte del campionato tutte le partite sono difficili, perché affrontare una che sta in alto o una che sta giù e si deve salvare sono tutte battaglie difficili, quindi ripeto, ci dobbiamo assestare, recuperare le forze e fare la partita di mercoledì in maniera tale da portare a casa i 3 punti. Per il primo posto è ancora tutto in gioco, c'è questo distacco dal Campobasso, però avete una gara in più da disputare rispetto ai molisani. Sì, dobbiamo recuperare e provare a vincere la partita col Pineto. Sappiamo che dobbiamo fare una rincorsa, ci siamo posti, ripeto, l'obiettivo di provare a vincere tutti, aspettiamo magari un piccolo passo falso là davanti. Il TG6 termina qui, i nostri servizi sono disponibili come sempre on demand. Tra poco l'appuntamento con Diretta Stadio per seguire proprio il turno in Serie D. Il TG6 torna alle ore 19. Buona giornata.